Dottore, mio figlio ha avuto l'otite. Quando ci dite otite, voi in realtà state parlando dell'otite media acuta, perché di otiti ce ne sono diverse e dipendono dal fatto che l'orecchio è fatto di parti diverse. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. È una malattia infettiva, è causata da microbi, molto spesso da virus, molto meno spesso, ma comunque una porzione importante, da batteri. Da dove vengono questi virus e questi batteri? Beh, vengono dal naso, perché l'orecchio medio ha un canalino di comunicazione che collega l'orecchio con il naso, si chiama tromba di Eustachio. Questo canalino serve a pareggiare la pressione, per cui quando vi si tappano le orecchie, lui si apre e vi fa stappare le orecchie, quindi serve a qualcosa. Il problema è che serve anche come porta d'ingresso per i microbi che stanno nel naso. Il naso non è un posto pulito, ci stanno virus, ci stanno batteri, finché stanno lì sono gestiti. Quando si allargano e vanno da altre parti possono fare dei pasticci, può venire l'otite, può venire la sinusite, può andare giù e venire la bronchite, insomma il naso è la porta iniziale di malattie che poi possono diventare più serie. Cosa dal naso può finire nell'orecchio? Abbiamo detto principalmente virus. Certo, principalmente virus, qualche volta batteri, ma questi virus, una volta entrati all'interno dell'orecchio medio, possono in certi casi, se il nostro organismo non reagisce in maniera, come dire, importante e pronta, per combattere questi virus, può succedere una sovrainfezione batterica. Cosa succede? Che a questo punto noi abbiamo un'infiammazione e un'infezione con la produzione di muco e poi di pus all'interno del nostro orecchio medio che pian piano aumenta e va a spingere, siccome è una cavità chiusa, più di tanto non sa dove posizionarsi, per cui va a spingere sull'unica cosa, diciamo, flessibile che abbiamo, che è la membrana timpanica. Quindi questa membrana, invece di rimanere tesa, pian piano si bomba perché il catarro spinge verso l'esterno, dà dolore perché la pressione e la spinta verso questa membrana dà dolore. Non è un dolore, come dire, Acutissimo. acutissimo, certo, è un po' sordo, è un po' subdolo, un po' continuo e poi certe volte pulsante, cioè diciamo che c'è un dolore di base, certe volte ci sono dei momenti in cui è più fitto e più forte, soprattutto quando il bambino è sdraiato. E questo dolore improvvisamente può scomparire se all'interno di questa membrana si crea un buchino, per cui un pochino di pus comincia a fuoriuscire e lo vedete che fuoriesce verso l'esterno, per cui la pressione diminuisce e anche il dolore diminuisce. Abbiamo fatto un video sul mal d'orecchio, quindi troverete alcuni di questi concetti raggruppati in questo video sul mal d'orecchio. Lì ci sono le varie cause. Qui noi ci stiamo concentrando sull'otite media acuta, l'otite per eccellenza, che è quella che viene ai bimbi piccoli per inciso, è la prima causa di infezione batterica sotto i 2 anni di vita. Quindi è più frequente delle tonsilliti, delle polmoniti, di tutte le altre situazioni batteriche messe assieme. La diagnosi di otite la fa il pediatra, la fa l'otorinolaringoiatra, cioè è una diagnosi che la mamma può presumere perché c'è il mal d'orecchio, poi noi lo visitiamo, guardiamo dentro nel condotto uditivo esterno e cosa possiamo vedere? Beh, se c'è infezione, vediamo il timpano bombato, cioè che fuoriesce verso di noi. Siccome fuoriesce verso di noi, si vede anche molto meno bene la sua trasparenza, spesso può essere opacato, oppure il timpano può essere anche trasparente, ma noi vediamo un livello di giallo, vediamo proprio il pus dentro l'orecchio che galleggia, che fa un livello rispetto al liquido, oppure qualche volta vediamo solo del muco trasparente. Questa cosa ce la teniamo per dopo perché è un capitolo particolare di otite che non ha a che fare con quello che stiamo dicendo. Quindi noi guardiamo il timpano, troviamo il timpano arrossato. Sì, fa male, ma il timpano arrossato non è un segno di otite, è un segno di infiammazione dell'orecchio, come è infiammato anche il naso, ovvero. Se un bambino è raffreddato, ha la tosse e il catarro e ha un po' di febbre, trovargli un timpano arrossato è un'evenienza molto Facile, facile e certo. non è che di suo faccia fare diagnosi di otite. D'accordo? Per parlare di otite noi abbiamo bisogno di vedere di più di così. Una volta posta la diagnosi di otite, abbiamo un dilemma.
gli diamo o non gli diamo l'antibiotico. Certo che gli diamo qualcosa per il dolore, è ovvio. Ma scegliere di dare l'antibiotico non è sempre così matematico, proprio perché abbiamo visto che molte otiti sono da virus. E quindi dar l'antibiotico in una forma virale è un peccato. Non gli cura l'otite, gli ammazza i microbi buoni in giro per l'organismo. Insomma, non è necessariamente la prima scelta. Quindi capita che noi stessi attiviamo quella che si chiama vigile attesa, cioè d'accordo, ti ho trovato l'otite, adesso gli dai il paracetamolo, l'ibuprofene per calmare il dolore, lo riguardiamo fra un giorno o due, se l'orecchio è ancora in condizioni sospette gli diamo l'antibiotico, altrimenti magari stavolta ce la siamo scampata. Questo è un ragionamento che molti di noi facciamo e che serve a non dare antibiotici in eccesso. Ovvio che anche la strategia di non so come può essere gestita la situazione, siamo al venerdì sera e non riesco a gestire sempre, a tenere sotto controllo, allora qualche volta capita di dare l'antibiotico in prima battuta, proprio comunque per tutelare il bambino, l'interesse è che non peggiori un'infezione. Altra cosa che guardiamo è se è presente la febbre oppure no. Oppure se questa infiammazione, questo quadro che noi vediamo è solo da una parte, solo in un orecchio oppure in tutte e due le orecchie. Potreste pensare che se è in tutte e due le orecchie è peggio, viceversa no, al contrario, se è da tutte e due le orecchie è più facile che sia nel capitolo virus che viene dal naso, esatto. Invece un'infezione da una parte sola è più facile che sia batterica. Quindi molto spesso diciamo stiamo a vedere, soprattutto se il bambino è in buone condizioni generali, se mangia, se ha male fino lì e comunque non ha la febbre, e eventualmente certe volte dopo un paio di giorni dicevo beh no, partiamo con l'antibiotico. Quello che è importante dire è che se si differisce, se si ritarda l'inizio dell'antibiotico, il quadro va riguardato. Non è che uno ritarda, aspetta e poi ne parliamo, ci risentiamo, perché ci sono delle forme di otite subdola che vanno avanti e poi ripeggiorano. Bene, quando avete percezione di peggioramento o comunque dopo il termine dato di osservazione, se il bambino non sta clamorosamente meglio, va visto. In questo caso di otite media non servono le gocce auricolari. No, l'abbiamo detto nel video del dolore, le gocce auricolari non hanno nessun effetto in caso di timpano intatto, perché non vanno dentro dove ci sarebbe da fare il lavoro, e ancora una volta se invece il timpano è rotto possono entrare e magari dare qualche reazione chimica. Diciamo che non mettete gocce nell'orecchio, che non sbagliate mai, le mettete quando ve lo dice il pediatra, che sono poche situazioni selezionate. Com'è tipicamente la dinamica di inizio di un'otite? Ci sono delle otiti che incominciano così, cioè il bambino stava bene, magari un po' di raffreddorino, e poi a un certo punto febbre alta, piange, pianto tutta notte, lo rivede il giorno dopo e c'ha l'otite. Ok, ma molto spesso l'otite arriva come complicazione dopo qualche giorno di una malattia virale, tipicamente l'influenza. Beh, adesso arriva la stagione dell'influenza, l'influenza che cosa fa? Incomincia col febbrone, la tosse, il raffreddore, il mal di testa, tutto il novero, i dolori muscolari, tutto il novero dei sintomi di una malattia virale. Voi date il paracetamolo, l'ibuprofene, lo tenete al calduccio, beve, mangia poco, insomma si fanno quelle coccole di bambino ammalato a casa. Dopo 5 o 6 giorni, quando vi aspettereste di vederlo finalmente guarito, quindi salta fuori dal letto e dice mamma ho fame, mi fai il pollo, e invece no, gli viene la febbre. Ok, allora quella febbre lì che viene dopo un po' di giorni dall'inizio di una malattia è sempre sospetta. Potrebbe essere un'otite, può essere una bronchite, può essere insomma dell'altro, comunque è sicuramente da far vedere al pediatra. Molto spesso in quelle circostanze noi guardiamo e troviamo il pus nell'orecchio, e quindi quell'antibiotico che non gli andava dato per l'influenza, no. Ok, tocca darglielo alla fine perché ha fatto l'otite. Questa era l'otite media acuta. Poi noi abbiamo anche una cosiddetta otite media effusiva, cioè cosa vuol dire? Quando noi abbiamo catarro spesso presente all'interno del tubicino, appunto, che collega il naso all'orecchio medio. Come facciamo a capire che c'è questo catarro? Il bambino, più che dolore, ha la sensazione di sentire meno e di avere l'orecchio tappato. Sì. Dicono di avere la testa sott'acqua. Sì. Ok. Quindi questo ci fa dubitare della possibilità che ci sia del catarro nell'orecchio.
Allora, qua non è detto che dobbiamo dare una terapia antibiotica, perché dobbiamo invece cercare in qualche modo di drenare, di fare uscire questo catarro, chiaramente non dall'orecchio esterno, perché vorrebbe dire perforare la membrana timpanica, ma drenarlo verso il naso o drenarlo comunque verso il basso, possibilmente verso il naso. Diamo degli antinfiammatori anche nell'otite Certo. effusiva, perché il problema qual è? Perché il catarro si accumula dentro nell'orecchio? Perché quello stesso canalino che dovrebbe fare anche da scarico, se vogliamo, verso il naso, è infiammato, essendo infiammato è gonfio e non permette bene il deflusso del catarro. Allora dare degli antinfiammatori, qualche volta gli otorini usano il cortisone per Sì. bocca per questa roba, quindi non antinfiammatori così all'acqua di rose, ci si va giù anche pesanti, perché l'accumulo di catarro all'interno dell'orecchio è una cosa che si deve risolvere. Entro quanto? Idealmente qualche settimana, eventualmente qualche mese, ma non tantissimi, perché se un catarro rimane lì a lungo, poi determina una condizione piuttosto pericolosa. Però ne parliamo un'altra volta, perché faremo un video sui disturbi dell'udito, eh? E allora, Certo. questa situazione di otite effusiva, quindi catarrale, ok, persistente, è forse la causa principale di disturbi dell'udito in un bambino. Quindi ci torniamo. Per il momento quello che va detto è che trovare il catarro nell'orecchio del bambino, il pediatra qualche volta ve lo dice, ma vi dirà anche che è normale, ok? Se voi sentite la parola otite catarrale, vi dimenticate del catarrale, pensate all'otite, pensate a una malattia grave. Invece no, No. l'otite media effusiva è il muco nell'orecchio. Quando il bambino è intasato di naso, ci potete scommettere che il catarro è anche dentro e di per sé, se dura solo qualche settimana, non è un problema. Certo. Se invece chiaramente questa situazione si ripete oppure il bambino continua a dire di sentirsi l'orecchio tappato, occorre a quel punto cercare di fare alcuni accertamenti. Beh sì, perché se un'otite non passa rapidamente, oppure se semplicemente ricorre, l'otite media acuta ricorrente, vuol dire troppe otiti in un periodo di tempo ragionevole. Qual è la soglia? 3 otiti in 6 mesi. Se un bambino fa 3 otiti in 6 mesi, ecco, è già tanto, bisogna vedere se non c'è qualcosa. Allora, quali sono gli accertamenti che possiamo fare? Beh, innanzitutto dobbiamo vedere quanto catarro è presente in questo tubicino e appunto quanto può compromettere l'udito. Quindi facciamo un esame, Prove richiediamo, audiometriche. esatto, richiediamo un esame che si chiama appunto impedenzometria, timpanogramma, proprio che va a misurare quanto catarro c'è. Nel senso che misura l'elasticità del timpano. Se il timpano è pieno di catarro, immaginate un tamburo pieno d'acqua, la membrana non vibra. Allora, se l'orecchio è pieno di catarro, il timpano è lì che non riesce a muoversi perché è bloccato da questa massa di catarro. Quindi questo esame, l'impedenzometria, la timpanometria, permette di dire quanto il timpano è flessibile, quanto è libero di giocare nel suo lavoro. Altra cosa che ogni tanto chiediamo è la visita otorinolaringoiatrica, soprattutto per fare una fibroscopia, cioè per andare attraverso il naso con un tubicino a vedere che cosa? A vedere dove sono posizionate e quanto sono grosse le cosiddette adenoidi. Certo. Ok? Perché? Questi adenoidi possono essere posizionati in un punto in cui il tubicino, diciamo che collega il naso all'orecchio medio, fa una curva e se sono posizionate in questo punto vanno ad ostruire il passaggio, per cui il catarro è molto più facile che si fermi, ok, all'interno appunto del tubo di Eustachio. Andare a vedere con gli occhi dell'otorino se ci sono o no le adenoidi è l'unico standard Certo. serio. Diffidate di tutte le altre metodiche perché sono davvero sicuramente sorpassate. Voi genitori spesso siete preoccupati, no, di questa metodica perché reputate che sia invasiva. Sì, dà un po' fastidio, però gli otorini che sono abituati a vedere dei bambini fanno molto molto velocemente e i loro fibroscopi sono molto flessibili, quindi alla fine si tratta proprio di pochi minuti di fastidio del bambino. E l'otorino normalmente riesce a dare una percentuale di ostruzione, no? Le adenoidi che ostruiscono il 90% il tubo vuol dire che non c'è passaggio. È chiaro che se c'è scritto il 30%, ovviamente possiamo lavorarci molto di più, no? Chiarissimo.
Altra cosa che andiamo a cercare, se proprio uno continua a fare infezioni ricorrenti dell'orecchio, delle prime vie, un po' tutte e due, e se non ci sia un qualche difetto anticorpale, un qualche difetto dell'immunità che può favorire questa condizione. Per esempio, chi fa più spesso infezioni respiratorie ricorrenti? I bambini che hanno un deficit di IgA. Sì. Le IgA sono le immunoglobuline di superficie, quelle che il sistema immune mette nelle vie respiratorie, mette nel tubo digerente, mette dove arriva il grosso del contatto. Se mancano, comunque ci sono i secondi e terzi livelli di difesa, quindi non è che moriamo, però ci ammaliamo più spesso di forme respiratorie. Un'altra causa favorente sono le allergie. Un bambino che è sempre ammalato, ancora di più se ha il naso tappato e prurito, ma anche solo se è sempre ammalato, è giusto che verifichi se non c'è sotto un'allergia che lo favorisce. Al di là delle diagnosi, al di là degli esami che possiamo fare, rimane il fatto di che cosa facciamo se il bambino continua a fare otiti. Allora, anzitutto ci prendiamo molto cura del suo naso. Più il naso resta pulito, più il naso resta disinfiammato e meno prospettiva ci sono di fare otiti, quindi fisiologiche, soluzioni ipertoniche, spray di antinfiammatorio nel naso, docce nasali. Anche su questo faremo un video, quindi abbiamo un programma nutritissimo. Gli abbiamo già detto di mettere un like? No, non gliel'abbiamo ancora detto. Beh, allora, noi siamo qua a fare i video, il minimo che possiate fare è quello, se vi è piaciuto, di mettere un like. Questo farà sì che il video viene visto da altri genitori che potranno anche loro acquisire informazioni importanti. Chiusa la parentesi, eravamo rimasti che facciamo gli antinfiammatori nasali, i lavaggi, eccetera, questo ve lo raccontiamo, e poi diamo anche gli antibiotici. Allora, l'antibiotico abbiamo detto che si usa al singolo episodio quando il pediatra pensa che sia batterico. È possibile, ci sono dei protocolli, ovviamente li usiamo con estrema oculatezza, di un antibiotico dato di copertura, quindi per un periodo molto lungo, per risparmiare al bambino le sovrainfezioni. Va calibrato caso per caso, assolutamente. Altra cosa che potrebbe consigliare il vostro pediatra è la possibilità di fare delle cure inalatorie termali specifiche proprio per il catarro nelle orecchie, dove viene fatto anche una procedura che si chiama Politzer, no? Viene come dire, inalata dell'aria a pressione positiva proprio dal naso verso il tubicino dell'orecchio per cercare di stappare. Chiaramente questo tipo di terapie si fanno quando il bambino non è in fase acuta, un bambino ammalato che ha la febbre, che ha peggio ancora un'otite in corso, non fa terapie termali, ma nei momenti fra un'otite e l'altra può darsi che un ciclo di terapia termale gli dia una mano. Tutte le terapie vanno comunque scelte, magari combinate, associate tra di loro in funzione di quello che è il quadro del bambino che abbiamo davanti. Quindi chiaramente dovete rivolgervi al vostro pediatra, magari in collaborazione con l'otorino, per cercare la terapia più adeguata a seconda dei casi. Se avete domande, se avete le vostre esperienze da riportarci, scrivetelo nei commenti, questo ci può essere utile anche per sentire appunto quello che voi avete da dire, le vostre esperienze a casa, e possono servire anche agli altri genitori. Grazie. Alla prossima. Alla prossima.